Buonasera, ben ritrovati di nuovo insieme, come tutti i lunedì con Dilettanti è per dire, puntata molto ricca. In questa prima parte, come sempre, spazio Serie D ed eccellenza. Andiamo subito a presentarvi gli ospiti che sono con noi. Il presidente onorario della Virtus Verbania, Luigi Perletri. Buonasera Luigi. E Buonasera a tutti. Ciao insieme a lui il team manager dell'Omegna, Edoardo Matella. Daniele, buonasera a tutti quanti. Dunque, uno abbastanza soddisfatto per il pareggio conquistato a Borgo Vercelli, l'altro un pochettino di meno per il 3-0 a Borgo Manero. Cominciamo da lei, Luigi. Sì. Soddisfatto del pareggio? A quanto mi dicono, onestamente, io non ho visto la partita. A quanto mi dicono molto correttamente, molto onestamente, ci è andata bene. Dovevamo vincere a Baveno, abbiamo pareggiato, dovevamo perdere a Borgo Vercelli, abbiamo pareggiato. Il giochino è chiuso. Edo invece questo 3-0 nel derby? Beh, insomma, forse ci aspettavamo qualcosina di più dal punto di vista dell'atteggiamento e della voglia che in alcuni momenti è un pochettino mancata della partita. Poi è chiaro che l'espulsione di Catarisano al 45esimo praticamente del primo tempo ha un po' influito su tutta la gara. È dovuto uscire Brunetti per mettere un difensore. Soncini è rimasto da solo davanti a fare la guerra contro tutti e abbiamo perso un pochettino di pericolosità, Allora, insomma. mettiamo un po' di pepe e mi esponi prima tu e poi Luigi. Tu hai detto forse è mancata un po' di voglia, però mancare la voglia in un derby Borgo Manero-Omegna è un po' preoccupante. Sì, adesso ho detto voglia, ma non intendevo un minimo di atteggiamento un pochettino più battagliero, insomma. Loro nel secondo tempo, dall'alto della loro esperienza e maggior tasso tecnico, hanno addormentato la partita, ci hanno fatto un pochettino ballare. Noi facciamo oggettivamente un po' fatica, soffrivamo di conseguenza le loro ripartenze e ci hanno messo in grossa difficoltà. Il Borgo comunque, a mio modo di vedere, un'ottima squadra. Luigi? Ma io penso che i derby non siano più sentiti come una volta. Non sono più sentiti perché non ci sono le rivalità, non ci sono più le rivalità storiche, non c'è più proprio l'accanimento. Di conseguenza, quello che prima era l'accanimento, la voglia di vincere il derby, non viene in modo particolare il derby non viene più trasmesso ai giocatori. Logicamente parlo di questi derby, perché abbiamo visto ieri sera un derby, 70.000 spettatori, insomma, Sì, ecco, beh. che è un'altra categoria. Direi di sì. E Luigi, lunedì scorso aveva fatto molto discutere le parole, ogni volta che viene Guido poi fa discutere durante la settimana. Gli ho chiesto un giudizio, cosa ne pensasse del progetto Virtus Verbania. E lui con grande onestà mi ha detto, te lo posso dire tra 3, 4, 5 anni, perché è un progetto, proprio anche nella sua origine letterale, significa che devi dare un giudizio. Io non posso dare un giudizio su quello che non è ancora successo. Poi ho riportato le parole, lei poi ha sottolineato che in realtà poi sulla parola progetto si può aprire un'altra parentesi, no? Non c'è nessuna. Tanto è bene che precisare che io sono qui al posto del presidente effettivo Giuseppe D'Onofrio, che oggi non poteva venire. La parola progetto è semplicissima, è un progetto. Quando fa un progetto di una casa, è quando mette il tetto o quando va in municipio a presentare le domande. Il progetto è iniziale. Allora, se uno non è capace di giudicare, perché qui si tratta. Questo signore che ha detto che il progetto va giudicato, in caso la realizzazione del progetto, fra qualche anno probabilmente non è in grado di giudicarlo. Probabilmente non è in grado di giudicarlo, perché se l'amico qui dell'Omegna mi presenta un progetto del futuro dell'Omegna, io lo guardo, Vabbè, potrebbe anche essere, cioè, farò perché qualche corretto. domanda. Ma do un mio giudizio, non lo rinvio, Però perché forse Luigi è un po' presto, dopo 2 mesi, sbilanciarsi, cioè, su questo sono d'accordo abbastanza con Guido, eh. D'Onofrio è venuto, ha fatto conferenze stampa, ha annunciato il suo volere, la sua volontà di fare, e se uno non è in grado di capire, poi si può giudicare e criticare eventualmente come è venuto, ha presentato un progetto in un certo modo, ha annunciato un modo di comportarsi, ha annunciato tante cose, non si sono rilevate giuste. Ma dire che un progetto va giudicato fra 10 anni Allora, a è lei un piace assurdo, questo? va giudicato la realizzazione del progetto nel tempo.
Quanto le piace da 1 a 10 questo progetto? Visto che comunque è coinvolto, non dico in prima persona, però quasi. Penso che si possa rispondere 11. Sulla fattibilità di questo progetto? La fattibilità diventa dura. Diventa dura perché qui apriamo un discorso che parte da come lasciato il campo, lo stadio, dal mancato contributo, ha ragione il comune, del comune nei confronti della società, e sono tanti soldi che mancano, dal poco tempo a disposizione per cominciare a realizzare il progetto e da tante altre cose, dallo stato del terreno di gioco, anche quello influente, dalla disaffezione della città nei confronti del Verbania, no? o ostilità per certi versi, perché la società precedente, che aveva, come ho sempre detto, fatto benissimo alcuni anni, ha lasciato poi fare alla città stessa una brutta figura, perché la città ne soffre comunque, anche se in minima parte le fortune della società di calcio o le sfortune possono riflettersi sulla città molto di più di quello che si pensi. Sono d'accordo, lo diceva, facevo un esempio sui porti, no? Il rilancio di Trieste, di Livorno negli anni 90 dipendeva anche dal rilancio dei porti delle città, e Livorno era venuto per la prima volta, cioè dopo 40 anni, 50 anni in Serie A, si diceva dello stesso di Trieste, quindi sono d'accordissimo con lei sul fatto che comunque spesso ci sia un binomio tra il calcio e lo stato di una città dal punto di vista amministrativo, sociale e economico. Mi consente, Trieste era anche legato la Triestina da fattori nazionalistici, Trieste A, Trieste B, è un però un sa esempio, quando ha fatto un nuovo esempio, stadio. Sì, certo, un esempio che io non farei, non dimentichiamoci che una canzone dedicata sotto traccia a Trieste ha vinto il Festival di Sanremo. Vola Colomba era dedicata alla città Colomba di Trieste. Colomba bianca vola, era bianca sta sì, colomba? Diglielo, sì, certo, penso di sì. Chiedo invece Edoardo come si vede dal punto di vista dell'altro calcio il progetto Virtus Verbania, perché prima ne discutevamo. Sì, ne abbiamo parlato anche l'altra volta quando ero venuto, che sembrava tutto abbastanza in alto mare con la questione campo e tutto quanto. Adesso a vedere da fuori mi dà l'impressione che si stia un pochettino stabilizzando, ecco. Indipendentemente da quello che saprà fare la squadra o no, adesso il campionato è appena iniziato, però mi sembra di capire che si stanno un pochettino calmando le acque e che spero per loro possa andare avanti negli anni. Faccio questa domanda e poi ci vediamo anche le prime partite a entrambi. Quanto è di ostacolo, comunque, quanto è difficile avere dei rapporti con l'altra squadra di Verbania? Ce ne sono altre due, però l'Interfarmaci è un altro nome, Interfarmaci Verbania, cioè il fatto che ci sia Verbania 1959 in promozione, quanto è di ostacolo a vostro giudizio a questa società, vicendevolmente, Edoardo e poi Luigi? Ma ostacolo no, è proprio secondo me il fatto stesso di avere due realtà quasi, e poi ripeto, sono tre con l'Interfarmaci Verbania, quasi in competizione nella stessa città. Io mi immagino se ci fosse la Virtus Omegna, lo Sporting Omegna, le problematiche insomma che ci sarebbero. Luigi? Ma, con la sua schiettezza. Ma certamente le difficoltà ci sono state create, qualcuno le ha create apposta, qualcuno ha detto perché non danno il campo perché tutto è nato dal campo, dall'utilizzo del campo. L'amministrazione comunale, è bene ribadirlo, ha affidato alla Virtus Verbania il campo, l'utilizzo del campo, con l'impegno di darlo, trovando l'accordo, all'Interfarmaci e all'Accademia. Ed è stato fatto. All'Accademia, vero. Ed è stato fatto. Quando il Verbania, del quale io sono un grande tifoso, il Verbania vecchio, diciamo, ha continuato a lamentarsi per il campo, doveva lamentarsi con se stesso. Ma qual è l'amministrazione comunale che riaffida un campo a
avendolo trovato in condizioni disastrose, il campo e tutta la struttura. Chi non ci crede, ci sono delle fotografie. No, le abbiamo viste, abbiamo testimoniato, le immagini, visto l'impresa specializzata che ha lavorato per giorni e giorni e giorni per cercare di dargli una parvenza di funzionalità. Ma dal campo più bello della zona, o tra i campi più belli della zona, a diventare il peggiore, insomma, non è che fa. Per il resto c'è stata la questione dei giovani, il Verbania vecchio ha poi deciso di non darli alla Virtus, in verità ha deciso di alzare i prezzi, così come ha deciso con la Juventus Domo, la verità è quella lì. Poi hanno fatto una scelta, ben venga, i giovani, la Virtus li ha, avremmo avuto piacere di far giocare giovani di Verbania piuttosto che giovani da un'altra parte. Non ci è stata data questa possibilità, oltre al resto non abbiamo trovato più il settore giovanile, di conseguenza si può giudicare il progetto. Il progetto parte da una situazione disastrosa trovata, dalla mancata erogazione giusta dell'amministrazione comunale del contributo e dalla mancata dalla sparizione. Con questi presupposti uno è un po', allora D'Onofrio e lei siete D'Onofrio è un pazzo, sì, D'Onofrio è un pazzo, affrontare una cosa, pazzo tra virgolette nel senso buono del termine, sempre che esista il termine buono di pazzo, perché affrontare una cosa di questo genere, a un certo punto io dopo una riunione col sindaco e con altri, non mi ricordo più, gli ho detto ma chi te lo fa fare, torna su. Ogni giorno c'era un ostacolo e ne superavi mezzo, ne arrivava. Adesso, questi ostacoli sono stati un po' superati, però, Luigi? Sì, sono stati superati direi soprattutto con classe e con stile, senza, perché poteva D'Onofrio innescare polemiche all'infinito. Non lo ha fatto, si è comportato da signore, con stile e signorilità, come ho detto. E sono certo che andrà avanti in questo modo. Dunque, iniziamo a vedere le immagini, no? Prima parlavamo di derby, ce n'è stato. C'è anche un altro ospite. No, lo so, però Luigi sa che quando lei viene monopolizza. Siete voi che mi fate le domande. Lo so, però ci sono ospiti che hanno. Un ospite anche rappresenta una società. No, lo so, Luigi, ma. Che una volta la chiamavano la Divina. L'ex Divina, infatti, adesso ecco. Si chiama. Dicevo che. Ci sono ospiti che monopolizzano. Divina è sempre divina. Quando è venuto Castelnuovo insieme a Tamburini lo scorso anno, ha fatto 58 minuti a parlare di Castelnuovo e un minuto e mezzo Tamburini. Dunque, allora parliamo di derby. C'è stato il derby della Cremosina tra Borgosese e Gozzano, 0-0, però non sono mancate le emozioni. Vediamo il servizio. Finisce con un pareggio sostanzialmente giusto il derby dell'MLB tra Borgosesia e Gozzano. In cronaca, dopo 5 minuti, caduta in area di Dilernia, forse toccato da dietro, per l'arbitro però è simulazione. Cartellino giallo al 10° punizione alta di Troiano, al 18° testa di Pavan, brividi per il Gozzano con Milan che poi è bravo in uscita bassa ad anticipare un attaccante di casa al 29°, angolo di Troiano, esce male Fiorio, carambola e clamorosa traversa colpita da Michailoschi al 42°, errore di Milan, Pieraccini però non ne approfitta appieno calciando centralmente. Nel secondo tempo, dopo 90 secondi, schema su corner, Bottone fallisce un rigore in movimento. Al 9° tiro di Guidetti, deviazione, la palla che va a lambire il palo. Al 12° superbo cross di Pieraccini, Bottone al volo tra le braccia di Milan. Alla mezz'ora ci prova Lunardon, di pugno interviene Fiorio, al 37° occasionissima per il Gozzano. Guidetti recupera palla, se va in progressione il suo sinistro si perde a lato per una questione di centimetri. Ne ha pieno recupero, viene espulso Ponti per un fallo da dietro su Troiano. Elogiavate il Borgosesia, no? Luigi, invece, e dopo parliamo poi invece del Gozzano. Luigi, le piace come modello il Borgosesia? Sì, anche se mi ricordo che quando abbiamo cercato qualche di dispiacere gliela date. Qualche dispiacere ce l'hanno dato, sì, giustamente, dispiacere. Siazzo era davanti, che era? Siazzo, sì, sì. Scienza. E c'era avevano una squadra di giocatori al tramonto e hanno vinto per quello, per la grande esperienza. Hanno vinto il campionato. Sì, me lo ricordo. Edo, su Gozzano? Ma direi che si è rinforzato molto, può ambire a un campionato più che tranquillo.
è una bella squadra. Noi ci abbiamo fatto un amichevole a luglio, ad agosto, scusa, eravamo un po' indietro sia noi che loro, però avevano già delle trame interessanti e dei giocatori. Quanto è importante a vostro giudizio il fatto che ad esempio il Gozzano abbia potuto confermare diverse pedine dello scorso anno? Cioè, l'anno scorso ha fatto una stagione di eccellenza straordinaria, è andato ad innestare in un gruppo collaudato fuori e dentro dal campo, perché anche è stato confermato in blocco il gruppo dirigenziale e le pedine che servono. Cioè, quanto è importante questa, la continuità? Beh, è importantissimo. L'anno scorso avevano una squadra oggettivamente fuori categoria, costruita per la Serie D, hanno fatto un anno in eccellenza e hanno mantenuto ciò che avevano già costruito e quindi hanno inserito dove mancava per sopportare la categoria superiore. Luigi? Sfonda una porta aperta, perché tra le difficoltà trovate da patron D'Onofrio, dal presidente D'Onofrio, aggiunte a quelle di prima, c'è il mosaico della squadra. Questa squadra non ha mai giocato. A cui si aggiunge Pastorelli, perché è ufficialmente un giocatore della Virtus Verbania, possiamo dare questa molto notizia. Molto bene. Pastorelli, ex Sporting Bellinzago, 30 presenze circa l'anno scorso in Serie D, perciò il pezzo, che uno dei pezzi che mancava, che bisognava avere. Ecco, la difficoltà è questa, che questi non hanno mai giocato insieme, tranne Fusco e Moia che hanno giocato insieme, gli altri nessuno ha mai giocato con un altro, mai. Perciò Brando sta facendo miracoli. Tre pareggi contro tre corazzate del girone, tutte e tre che puntano, se non a vincere, almeno arrivare ai play-off. Tre punticini sono arrivati all'inizio e va bene così. Sentiamoci le parole di Viganò e di Dionisi, ex giocatore del Verbania e della Borgomanero, l'anno scorso all'Oginatese, quest'anno tecnico del Borgosesia. Fondamentalmente il risultato è giusto, anche se abbiamo preso una traversa, ma non era un'occasione nitida da gol, e poi abbiamo avuto un pochettino più di supremazia dal 20° al 35-40° al secondo tempo, però fondamentalmente penso che il risultato sia giusto. Due partite, 4 punti, 0 gol subiti, e adesso mercoledì nel turno infrasettimanale arriva un avversario ostico come la Lavagnese. Ma questo è un campionato dove tutti gli avversari sono ostici, come dite voi. Poi chi gioca meglio al gioco del calcio e ha abilità a lungo andare vince. Oggi il Gozzano per tanti motivi non è riuscito a esprimersi al 100%, merito anche del Borgosesio e del loro allenatore. Sono contento moltissimo della prestazione dei ragazzi. Credo che, insomma, magari forse partivamo un po' sfavoriti in questo derby e a fine partita sinceramente ho un po' di amaro in bocca, anche perché abbiamo provato a vincerla anche con i cambi che abbiamo fatto. Però alla fine sono d'accordo con Viganò, che dice che probabilmente pareggio è il risultato più giusto. Sono un pochino meno d'accordo sul fatto che forse meritavano più loro, perché io sinceramente ho fatto dei cambi per vincerla. Loro invece magari hanno cambiato qualcosa a livello di modulo, proprio perché forse magari erano un pochino più brillanti i miei. Però ecco, è stata, credo, nonostante lo 0-0, credo che sia stata una bella partita, e questo comunque è importante, insomma, fa bene al calcio. Partita aggredevole, buona cornice di pubblico. L'occasione forse più importante è quella con Bottone a metà del secondo tempo. Sì, ma nel primo tempo quella di Piraccini, che è arrivata tu per tu col portiere, forse anche. Però vabbè, insomma, ora non stiamo a recriminare o alle occasioni. Io sono contento della prestazione. La prestazione è stata molto positiva. A noi serviva, perché comunque siamo una squadra nuova e abbastanza giovane, comunque, mediamente giovane. E a noi servono prestazioni per acquisire sicurezza. E oggi c'è stata la prestazione, è arrivato il risultato positivo, e questo, secondo me, questa prestazione deve essere di buon auspicio per il proseguo del campionato, insomma. Due partite, 4 punti, adesso trasferta a Sestri Ponente. Sì, trasferta impegnativa. Loro oggi hanno vinto 5-0, sappiamo che è una squadra, insomma, che è un ottimo organico. L'anno scorso hanno vinto i playoff nazionali, quindi andiamo là con tutto il rispetto, però a noi, dal nostro punto di vista, pensiamo sempre a fare la nostra di partita, e si parte da 0-0 e proveremo a vincere, insomma. Guidetti, Lunardon, chi è che scegliereste voi nella vostra squadra, Luigi Edo? Penso che si debba scegliere a grandi valori assoluti di tutti e due per l'età. Quindi chi sceglie? Il più giovane o il meno vecchio. Lunardon allora lei sceglie, Luigi. Edo fa gol.
chi fa gol, quindi sceglie Guidetti. Anch'io, con tutto il rispetto per il capitano Lunardonk, sceglierei Guidetti, che quando gioca tendenzialmente parti spesso da 1-0. Ah, sì, certo. Sì, diciamo che un piccolo grande vantaggio ce l'ha. Ah, un flash, un giocatore che lei voleva, Verbagna, sta facendo benissimo nella eccellenza lombarda con il Varese, cioè Francesco Viscomi, mi è venuto gol anche ieri, gol in Coppa, è già l'idolo dei tifosi, eh? È un suo rimpianto? Eh sì, un grosso rimpianto, se è per quello è un grosso rimpianto, però logicamente, avendo già lui fallito due volte il tentativo di andare su in carriera, ha scelto Varese perché pensa di andare col Varese in su. Varese vince il campionato a mani basse, su questo non ci piove. È vero che ha pensato a Marzeglia? Sì, è vero che ho pensato a Marzeglia e ci penso ancora, a dire la verità. Lo sapevo. Potrebbe essere questo il regalo di Luigi Pedretti? Sì, ma è il regalo che non c'è una vetrina da comprare. No, non c'è. Il regalo potrebbe esserci, ma non c'è Marzeglia. È impegnato, mi sembra. Sì. Verso Piacenza. Sì. Vedremo un po' quale sarà il regalo. Da prendere il centravanti del Varese, Marrazzo. Non era male, non è male Marrazzo, però anche il rumeno che è arrivato, non mi sembra, questo Constantin non è male. No, è bravo. Sì. Marrazzo, protagonista 2 anni fa col Piacenza capocannoniere, appunto in Serie D con il Piacenza, giocatore di indubbio. Però sono cifre folli. Il Varese ha un budget di 3 volte la Virtus Verbania, 3 volte tanto. Quindi sopra il milione di euro. Già 3 volte sopra il milione di euro. Guardi che sono bravo in aritmetica, prendevo anche 6 tante volte. Ecco. Sì. Io l'ho detto, quindi non mi ha corretto. Quindi ma arrivavo al 6. No. Credo di non avere... Non è così, non arriva al milione e diciamo che la Virtus Verbania ha un budget da... metà classifica, dalla metà in giù, non come classifica, come budget rispetto a chi spende. Perché vediamo adesso Luigi, lei l'ha detta, Edo, sei d'accordo con le parole di Luigi Pedretti? Beh, io non faccio i conti a casa degli altri, bravo. Ho una vaga idea del nostro, per cui secondo me stanno meglio loro. Ecco, bravo, te la sei cavata. Sta bene lo Sporting Bellinzago che ha vinto 3-1 a Tortona? Io non ho mai pagato nessuno per credere a quello che dico. Andiamo al posto e non intendo cominciare questa sera. È quello che ho detto, il budget della Virtus Verbania, se noi mettiamo veramente, facciamo la classifica, dopo le prendiamo. Siamo Luigi, sotto la metà. Dopo andiamo a prendere la classifica e passiamo 1-1. Prima ci vediamo lo Sporting vittorioso a Tortona. Torna il sorriso in casa Sporting a Bellinzago dopo la vittoria 2-1 alla Fausto Coppi in Erimonta contro il Dertona di Calabria. 3 punti davvero d'oro per la squadra di Alessandro Siciliano, che mette così a tacere le critiche arrivate dopo il KO interno all'esordio contro la Vagnese che tra l'altro è stata capace di battere 3-2 in questa seconda giornata, la grande favorita per la vittoria del campionato, vale a dire il Bra di mister Gardano. In cronaca, nel primo tempo non è successo molto. Al 20° si fa vivo il Dertona con una punizione di Procida che si perde a lato, ben più pericoloso il piazzato dei bianconeri di casa al 31°, Dolce dopo uno scambio con Noschese e la palla termina non distante dall'incrocio dei pali, doppia occasione, una per parte in chiusura di tempo, prima è Montante a tirare alto da buona posizione, quindi Scienza chiama in causa Lentini che respinge di pugno. Nel secondo tempo, al quinto ancora uno Schese sugli scudi, percussione interessante, diagonale però sballato e palla che termina ampiamente fuori. 60 secondi dopo, al sesto, ancora Montante molto ispirato, forse il migliore in campo, conclusione dal limite dell'area che però non crea problemi a Ferraroni che osserva la palla uscire. La formazione di casa passa all'8° invenzione di Scienza, assist millimetrico, colpo da biliardo per Albeggiano che non può esimersi dal mettere la palla in rete da pochi passi. Lo Sporting arriva al pareggio al minuto 20, Cacciatore appoggia per Montante, tiro
parato in una prima circostanza da Ferraroni, tappine vincente dello stesso giocatore ex Cuneo. Il risultato poi cambia al 29esimo, Montante, sempre scatenato dalla fascia, disegna un cross perfetto per la testa di Massaro, imperioso stacco, palla nel sacco, 2-1 per lo Sporting è il risultato finale. Nel finale arriva anche vicino al tris la squadra di Alessandro Siciliano, alla fine finisce 2-1 per i Tigrotti. Quanto è importante questo successo, lo chiedo a tutte e due, in ottica di crescita del gruppo, no? Perché abbiamo parlato prima di quanto sia importante confermare, avere uno zoccolo duro. Lo Sporting ha di fatto fatto tabula rasa, sono solo due i confermati, anzi sono rimasti i due perché erano Ciana e Massaro, il terzo era Pastorelli che è stato ceduto in prestito alla Virtus Verbania. Quindi quanto è importante dopo un capo interno con la Lavagnese, che poi a mio giudizio è una delle migliori di questo campionato, specialmente nella parte iniziale delle stagioni fa sempre benissimo la squadra ligure. Quanto è importante vincere per cementare il gruppo, lavorare meglio, Luigi e Edo? Cioè, sono frasi fatte, ma è la verità, cioè se non avesse vinto sarebbe state qualche giorno un pochettino complicato. Beh, che sia importante vincere, c'è un motivo, fai 3 punti. Poi tutte le altre cose, cominci a mettere lì 3 punti e poi logicamente fa morale. Siccome al momento, molte volte vincere fa male alla squadra, no? Perché c'è la squadra che più o meno lotta per esonerare l'allenatore, no? E così se riescono a vincere, porca miseria, abbiamo vinto. Però all'inizio del campionato queste cose non succedono, certo. se caso più avanti. Verso dicembre, Edo? Beh, è indubbio che vincere, aiuta a passare una settimana serena, ad arrivare alla domenica successiva a carichi, insomma, soprattutto per un gruppo nuovo come può essere quello del Bellinzago. Aver vinto in trasferta dopo aver perso la prima in casa penso sia una bella iniezione di fiducia, una bella scarica d'adrenalina, insomma. Non solo Pedroli è messo male, perché abbiamo visto anche il campo al gioco dell'Ertona, il Fausto Coppi, non ottimali. Anche qui forse le difficoltà che ci sono state hanno un po' inciso sulla situazione del campo. Sentiamoci le parole di Siciliano e di Calabria ai microfoni di Roberto Cominori. Sono però contento, perché quello che avevo chiesto oggi alla squadra era quello di avere la reazione da squadra, comportarsi da squadra, giocare da squadra. Logico che bisogna migliorare i tempi, i ritmi, insomma tutto è all'inizio del campionato, però lo spirito, la voglia, la determinazione, la fame, che è quella che contraddistingue una squadra che vuole avere una mentalità vincente, deve essere quella. Il primo tempo è stato effettivamente non bellissimo, non brillantissimo, non dimentichiamo, contro una squadra che comunque in questo momento a gamba corre e ti mette in difficoltà, perciò io dico sempre guardiamo anche contro... Ci sono anche gli altri. Ah, bravissimo, anche l'avversario. Secondo tempo, grande reazione, perché devo dire che se si analizzano nei 90 minuti, andando sotto, ribaltando e gestendo la partita senza... prendendo qualche mischia, devo dire che siamo più che soddisfatti. Devo anche dire che nel primo tempo l'impostazione tattica non era la solita e quindi forse qualcuno ha dovuto anche un po' adeguarsi, perché ho visto pratica un quadrilatero con Magrin un po' più alto di Ciana dietro, Magrin più avanti, una cosa un po' nuova. Sì, ma è vero, sicuramente come ti dicevo prima il tempo è dovuto anche al fattore che stiamo provando delle soluzioni nuove, il rombo con Magrino più alto in effetti era la prima partita che stavamo provando, devo dire anche nei, ripeto, 90 minuti non male, perché abbiamo dato ordine, più compatti dietro, la qualità di Magrin incredibile nel rifinire e nel muoversi a tutto campo. Devo dire che al di là del risultato che ci conferma, però tutto sommato la prova è stata buona anche sotto questo aspetto. Un'ultima cosa, tra qualche giorno si ricomincia. Certo, sì, assolutamente sì. Che gara prevedi? Ma come sempre difficilissima, ormai questo è un campionato che negli ultimi anni, vedi l'anno scorso, un campionato equilibratissimo. L'Argentina verrà da noi, verrà come sempre a farci la guerra, come giusto che sia, avranno probabilmente un atteggiamento come loro, chiusi, di ripartenza, e noi dovremmo essere bravi a migliorare, a crescere, avere la pazienza avuta dopo il gol preso per arrivare poi a quello che cerchiamo di fare. Ultimissima cosa, infortunio Ravasi, la spalla se non sbaglio.
Sì, assolutamente sì, peccato perché sto ragazzo quando abbiamo iniziato il ritiro purtroppo ha avuto un problema dietro l'altro, sembrava finalmente riuscire ad avere un po' di continuità e invece sembra di nuovo un brutto infortunio. La rosa comunque è numerosa, avremo i ricambi e per lui un bocca al lupo grande, lo abbraccio forte sperando che non sia niente di grave. Il primo tempo non è spiaciuto, nel secondo i ragazzi sono un po' disuniti forse perché sono tanti giovani, anche se mi pare di aver capito. Sì, ci siamo disuniti un pochino dopo il gol, dopo non nel secondo tempo, il gol ci ha un po' psicologicamente ci ha condizionato, insomma ci siamo messi un po' paura e siamo andati un po' in difficoltà, ma come ho detto ai vostri colleghi fino adesso la squadra è ancora da ultimare e tre o quattro giocatori che titolari oggi sono arrivati praticamente ieri e l'altro ieri. Quindi dopo, naturalmente dopo un, e ovviamente dopo un ripescaggio e un, si trattava di fare la squadra come tu dici non è ancora completa, pensate di migliorarla? Intanto abbiamo preso una punta centrale, un argentino che speriamo di averlo presto per un discorso di transfer, insomma riuscire a tesserarlo e quindi lì siamo intervenuti con una punta centrale. Stiamo ancora lavorando per completare la squadra, come ha detto lei noi non sapevamo che categoria fare, quindi siamo partiti dopo tutti e quindi insomma tutti i ragazzi giovani 96-97 purtroppo non siamo riusciti a prenderli e ora siamo in difficoltà anche in quei ruoli lì, insomma in quelle annate lì. Stiamo cercando di fare la squadra il più velocemente possibile e dobbiamo continuare a lavorare. Prima di tornare a parlare di eccellenza volevo spendere due parole con Ciana, no? Perché abbiamo sentito con Minori, con Siciliano, evidenziarle il fatto che lo Sporting abbia cambiato un modulo tattico con Magrin vertice alto del rombo e Ciana vertice basso. Magari Ciana quando fai le formazioni sta in panchina, poi però arriva Kötting, arriva Siciliano, arriva qualsiasi allenatore e alla fine gioca sempre. Cosa significa Luigi Edo? Che è bravo, che è affidabile, che è serio, non lo so. Non so, la domanda da porsi è perché si cerca il sostituto di Ciana? Perché se viene messo tra le riserve nella probabile formazione di partenza. Ma magari siamo noi che non capiamo niente, Luigi. Io di sicuro, gli altri non voglio offendere nessuno, perché è da rovesciare il discorso. Non è perché gioca, perché si cerca il sostituto di Ciana. Edo? Perché? Beh, questo. Boh. Ma l'ha fatta lei la domanda questa volta? Sì, voleva farmela. Vabbè, se gioca e ha 30 anni suonati, gioca ancora in Serie D, è perché è un giocatore vero, insomma. Poi che cerchino il suo sostituto, queste sono, può essere anche chiacchiere da bar, sì o no, però alla fin fine il suo posto gioca sempre in Serie D, quindi ecco. E di scendere di categoria non se ne parla, insomma. Eh no, perché attenti, una chiamata l'avrebbe fatta il presidente onorario, forse. Da Domo qualche chiamata mi risulta che sia stata fatta. A Domo? Da Domo. A me no, di sicuro, io ho chiamato solo una persona. Chi? E basta. L'ho detto prima. Anche Marzelli ha già provato. Ci ha provato anche con Marzelli. Dunque, andiamo in eccellenza, no? Detto che mercoledì ci sarà il turno in far settimana che ovviamente seguiremo con i Gozzano impegnato con la Lavagnese mentre lo Sporting affronterà l'Argentina. Ah, faccio questa domanda a tutte e due velocemente. Classifica, dove la collochiamo Gozzano e Sporting, Luigi e poi Edo? Come classifica sì, finale? Sì, secondo voi. Speriamo di collocarle tra le prime tre, tutte e due. Pensare è un po' presto, non conosco bene, non conosco bene, non voglio esprimere giudizi, voglio esprimere solo un auspicio che arrivino dove si sono prefissati di arrivare. Penso nella metà sinistra con discreta facilità. Anche perché hanno un vantaggio rispetto a tante altre società di questo campionato, la solidità della società, della proprietà alle spalle, questo a lungo andare avrà un peso determinante a mio giudizio nel campionato di Serie D, ma possiamo estenderlo alla Lega Pro e all'eccellenza. Eccellenza che ha in vetta questa Orizzonti United insieme all'Alpignano che ha avuto la partita vinta contro la 9 e vi chiedo, forse era un po', non dico partita a fari spenti, però non era tra le più accreditate, mentre negli altri anni
era considerata come l'antico Zano l'anno scorso e l'anno precedente come possibile terzo incomodo tra Sporting e Pro Settimo. Può essere invece questo l'anno in cui l'Orizzonti fa veramente un campionato di vertice dall'inizio alla fine, Edo e poi Luigi? Beh, probabilmente il giocare con qualche pressione in meno e senza gli occhi puntati addosso, purché nei due anni precedenti c'erano squadre apparentemente inavvicinabili, può essere un vantaggio. È un po' presto, secondo me, per trarre conclusioni. La classifica, secondo me, deve ancora un pochettino stabilizzarsi, soprattutto il Baveno, che è tra le favorite indietro. La Juve Domo pare non abbia preso ancora un ritmo importante, vediamo un pochettino. È chiaro che alcune squadre partono forte, secondo me anche volutamente, per mettere del fieno in cascina, perché comunque il girone d'andata, il girone di ritorno, a mio modo di vedere, sono due campionati completamente differenti. Cioè, qual è quello che teme di più, Luigi? Ma per parlare del visto che il budget cosa, è di medio classifica, l'obiettivo della Vittorio Terbagna è di medio classifica. Se il budget è della parte destra della classifica, speriamo di arrivare nella parte sinistra della classifica. Sarebbe un grande. Qual è quella che teme di più? Di squadre? Sì. Non lo so, tante. No, volevo chiedere l'Orizzonte United, la partita che ha vinto a tavolino sul campo, cosa aveva fatto? No, l'Orizzonte l'ha vinta, tutte e tre. È stato l'Alpignano che ha avuto la partita, ha vinto 3-1 l'esordio con il Banchette, 2-1 con il Baveno e 2-0 contro la Grevi. Quindi ha già vinto due scontri diretti. È vero, l'Alpignano. L'Alpignano aveva perso 1-0. Sì, aveva perso 1-0. Con la 9. Sì. Ma io cosa posso rispondere? Posso rispondere come mi ha detto lei prima, che la Virtus, fuori dalla trasmissione, ma è così che ha detto, che la Virtus Verbania ha la squadra per vincere il campionato. Secondo me sì. Vede che le domande adesso le faccio io. Sono d'accordo. È d'accordo. L'ho detto io. Certo, non si incontra. No, ma magari voleva per non, no. Per non inimicarsi. No. Secondo me ha le carte in regola con gli ultimi innesti di Pastorel, di Constantin. È un grande allenatore. Manca un tassello. Lo regala lei, ha detto, no? No, quello non posso regalarlo. Il pubblico di Verbania. Poi ne parliamo, prima ci vediamo il pubblico Manca di Baveno. Il pubblico vero di Verbania, che è il 12° giocatore, poi, e che poi, ha fatto vincere tanti Luigi, campionati. Poi arriviamo, a proposito del pubblico ce n'era tanto, ma arriverà, nonostante la pioggia, Baveno Stresa. Pareggio a reti bianche nel derby tra Baveno e Stresa, una partita che ha regalato comunque emozioni e non poche. Il derby entra subito nel vivo ed è Cabrini a spaventare Chiaverini con un rasoterra che viene fermato dal palo dopo appena 5 minuti. Lo Stresa tiene meglio il campo e si rende ancora pericoloso al 13°. Cabrini allarga per Micheli che calcia sull'esterno della rete dando l'illusione del gol. Al 32° è la traversa a salvare ancora il Baveno. Cabrini lancia Tiboni che dal limite colpisce il legno della porta difesa da Chiaverini. Nel finale si vedono anche i padroni di casa con Sogno che anticipa Gazzone e si lancia verso Barantani. Il portiere dello Stresa si oppone con il corpo e salva lo 0-0. Prima del riposo ancora Cabrini pericoloso, servito da Trotta, prova a sorprendere Chiaverini dalla linea di fondo, ma il portiere bianco-blu è attento. Nella ripresa meglio il Baveno con Barantani che al quinto è costretto ad uscire sui piedi di Sogno, lanciato in verticale da Cherchi. Passano 2 minuti e Travaini incorna da 2 passi. Un tiro dalla bandierina di Cherchi, anche in questa occasione Barantani è attento e distinto salva. Al 20° da Ramalo a Sogno che entra in area ma vede il suo diagonale uscire di un niente. L'ultima emozione del derby è datata 40° quando il Baveno reclama un calcio di rigore per atterramento o presunto tale di Trentani. L'arbitro non lo concede e anzi espelle lo stesso Trentani che eccede nelle proteste. 5 minuti più altri 4 di recupero, ma il risultato non cambia e tra Baveno e Stresa è 0-0. Dunque andiamo in pubblicità, poi sentiamo le parole degli allenatori e vediamo le altre partite. Baveno Stresa l'abbiamo visto, vi chiedo, vi sorprendono di più i 7 punti dello Stresa o i 2 del Baveno, Luigi e poi Edo? È un bel derby, decidere, sorprendono tutti e due. Mi sorprende meno lo Stresa, perché Boldini è comunque un motivatore, un allenatore capace, aveva fatto bene anche a Verbania e poi Vergiate, mi pare fosse andato Vergiate, ha fatto bene dove è andato.
e i due punti del Baveno sono anomali. Il Baveno è una squadra che deve fare di più, non è una squadra da due punti in tre partite, è una squadra da sei punti in due partite. Edo? Sì, concordo abbastanza col presidente, insomma penso che i due punti del Baveno siano pesino un pochettino di più che i sette dello Stresa, insomma. Lo Stresa ha anche affrontato l'Ivrea, che pare sia una delle squadre e poi ieri però di bassa classifica, però ieri ha vinto con lo Charvensault, quindi vedi che ogni domenica c'è sempre da stare attenti. Prima di sentirci le interviste di Donatella Zucco, quanto pesa il solo punto invece in classifica dell'Omegna, che voi sperate ovviamente diventino 4 con il ricorso presentato per la posizione irregolare o presunta tale di un giocatore del Val d'Aosta? Ma giovedì lo sappiamo, speriamo, perché sarebbero ossigeno quei tre punti lì, insomma andare a 4 in tre partite vorrebbe dire respirare. Chiaro che sul campo ne abbiamo conquistato uno, il campo è quello che parla sempre, penso che dobbiamo ancora crescere, trovare un pochettino d'amalgama e metterci in ordine. Poi penso che riusciremo a uscire alla distanza e a essere un pochettino più tranquilli dell'anno scorso. Le interviste di Donatello Zonca dopo il derby. Un buon punto direi contro un buono Stresa. Baveno bene nel secondo tempo, dopo che nel primo tempo avete forse sofferto il pressing e la maggior fisicità dello Stresa. Sì, assolutamente, loro hanno fatto a mio modo di vedere un gran primo tempo, non hanno saputo concretizzare le occasioni che hanno avuto, poi nella ripresa ci siamo messi un pochettino più a posto, abbiamo accorciato un po' più le marcature, siamo stati un pochettino più aggressivi e abbiamo avuto anche noi delle occasioni per fare gol, una bella con Sogno, una con Travaini che ha fatto una bella parata al loro portiere proprio da 0 metri e probabilmente, io ne parlavo prima con Tretani, lui dice che c'è un rigore su di lui, questo vediamo poi in televisione come è andato, quindi secondo tempo bene, primo tempo male. Ecco, due parole magari sul calcio di rigore, sulla mancata concessione del calcio di rigore, non tanto per polemizzare quanto per chiarire, visto che hai parlato con Trentani, che poi è stato anche espulso. Sì, lui dice che c'è rigore, dice che l'ha tirato giù e quindi per lui dice vabbè per questo rigore. Poi il giudizio di un giocatore che è assolutamente di parte, quindi va preso con le pinze. Poi dopo siamo rimasti anche in 10 e questo ci ha costretti a fare solo la fase difensiva, perché eravamo già un po' sulle gambe in 10. Abbiamo portato a casa un punticino, guardiamo domenica prossima e questa è andata. Si può recriminare per un palo colpito da Cabrini e la traversa colpita da Tiboni nel primo tempo. Andando al riposo sull'1-0 magari eravamo qui a raccontarci una partita diversa. Vabbè, penso che il primo tempo la squadra ha schiacciato il Baveno nella propria metà campo, non ha creato solo i due pali, ha creato parecchie situazioni da gol. Meritava sicuramente di essere in vantaggio. Non abbiamo concretizzato, però c'è stata una gran prestazione. Secondo tempo siamo un po' calati. Non avevamo dei cambi che potevano determinare un qualcosa. Abbiamo poi fatto una partita di contenimento. E parte una volta a Barantani o due, cioè non è che abbiamo rischiato più di tanto. Quindi i ragazzi sono stati bravissimi oggi. Ecco, comunque un buon avvio di stagione. 7 punti in 3 partite. Mi sembra un buon viatico. Bisogna solo proseguire su questa strada. Sì, dobbiamo sperare di recuperare dei giocatori, perché oggi veramente eravamo conciati male. Farracci l'abbiamo perso per un mese non ce l'abbiamo. Abbiamo solo la possibilità di recuperare Di Orio, che non so se sarà per la settimana prossima o l'altra. Però i ragazzi stanno andando oltre a quello che si pensava. Ma io ho sempre detto che è un gruppo con dei valori umani importanti e se loro mantengono questa umiltà e questa voglia, noi facciamo il nostro campionato, poi vedremo. 0-0 nel derby per lo Stresa contro il Baveno, uno Stresa che ha iniziato bene il campionato in eccellenza per prima volta che milita nel torneo di eccellenza. Si dice che chi ben comincia è metà dell'opera. Sì, questa è una bellissima cosa che si dica. Abbiamo fatto una squadra per fare la promozione, siamo stati ripescati e naturalmente come stiamo vedendo stiamo facendo bene. Da 3 partite abbiamo fatto delle buone cose. Oggi è una partita molto delicata perché il Baveno è una signora squadra, però da vicepresidente sono molto contento. Le parole del vicepresidente Carlo Rossi. C'è stata polemica settimana, magari non, vediamo se Edo vuole rispondere, gliela faccio anche lui la domanda, su questa decisione dello Stresa di far giocare la Juniores contro il Borgomanero.
giovedì 8-0 per il Borgomanero, che quindi si è qualificato per la differenza reti nei confronti proprio dell'Omegna. Se ne è parlato tanto, volevo un giudizio da Luigi. Altrimenti non si sarebbe qualificato, aveva bisogno degli 8 gol. Ne bastavano 4. Doveva vincere con 4 gol. Doveva vincere con 4 gol. Allora è molto, molto antisportivo. Mi dispiace per l'amico presidente Pozzo, che stimo e che saluto, ma è nettamente antisportivo, da non ripetere, assolutamente. Anche io ho avuto modo di dirlo anch'io al presidente Pozzo, con cui sono in ottimi rapporti, che secondo me è stata una decisione assolutamente sbagliata. Edo? Sì, io non sono nella posizione migliore, diciamo, per commentare questa cosa. Do quello che è il mio parere personale, che non porto la voce della società, certo, per non creare polemiche inutili, perché già il direttore Walter Zanni non ne ha fatte anche sui giornali, quindi non devo essere qua io a farle assolutamente. Non sta bene, non stanno bene queste cose qua, indipendentemente dalla nostra non qualificazione o meno, insomma. Io penso che una squadra debba sempre presentarsi in campo per fare una figura dignitosa. Era la prima squadra, secondo me doveva esserci parte della prima squadra con quantomeno l'allenatore. Poi questo è il mio pensiero, potevamo anche non esserne coinvolti noi, il mio pensiero era lo stesso. Ma infatti, lo sottoscrivo. Cioè che... Sono cose che non... Antipatiche. Antipatiche, non sportive, diciamo. Sono d'accordissimo. Poi ognuno fa i suoi interessi e lo Stresa aveva avuto tutti i suoi buoni motivi per farla, però... E l'avevano anche detto, sono anche onesto, nel senso, quando abbiamo giocato a Baveno la partita di Coppa Italia la settimana prima, avevano detto: guardate che noi settimana prossima faremo così. Però non è che io adesso ti dico, ti sparo, tiro fuori una pistola. Poi, poi potremmo aprire un'ampia parentesi, ne parleremo magari in qualche altra trasmissione, sulla bontà della formula, perché che senso ha una partita del genere? Si potrebbero fare partite secche, senza triangolari, eliminazione diretta, al 90° calcio di rigore, sono tutti tranquilli, meno partite, meno costi, però vabbè, io, questo è il mio pensiero. La Juve Domo aveva dato dei segnali importanti vincendo con lo Charvenceau, e invece in casa si conferma un po' quello che è successo l'anno scorso, cioè nella parte iniziale tanta fatica. E attenzione a questo Borgaro, che non è davvero male. Il servizio. A Domodossola al Curotti, il Borgaro torinese passa e vince 3-1 in maniera molto convincente contro una Juventus Domo che per la seconda volta consecutiva perde in casa. La cronaca: all'11° minuto Garofalo fa correre sulla destra Pagliero e il Borgaro è pericoloso con il cross ben disinnescato dal giovane Fiorino. Al 15° botta su punizione di Puzzello, Cantele coi pugni risponde presente. Al 21° cross basso di Zanni, Alessandro Elca è anticipato appena in tempo da Erbi, bravo nella diagonale difensiva. Al 24° Zigliani dai 25 metri lascia partire una bella conclusione, ma Fiorino è bravissimo in tuffo a deviare in corner. Due minuti dopo il Borgaro passa in vantaggio su frangente di calcio d'angolo, il capitano ferrarese va su in cielo e impatta perfettamente per lo 0-1 ospite. Sei minuti dopo ancora Borgaro, cross dalla destra per Piero Bon che di testa chiama al miracolo Fiorino, ma sulla respinta lo stesso Piero Bon incanta il Curotti con una stupenda rovesciata per il raddoppio torinese. Al 40° reagisce la Juventus Domo, traversone di Puzzello e di testa Fernandez va a pochi metri dalla porta di Cantele. Al 45° ripartenza del Borgaro con tanto spazio e la Juventus Domo viene salvata da un prodigioso intervento di Pioletti su Piero Bon. Nella ripresa al terzo, altra avanzata di Pagliero, ottimo cross in mezzo dove al volo d'interno Piero Bon colpisce il palo. Tre minuti dopo Elka la lascia al limite dell'area per Fernandez, ma il suo tiro è alto. Al 15° punizione di Pulzello, ma sul palo di Cantele che vigila bene. Al 16° Fernandez si apre lo spazio, ma la sua conclusione è troppo centrale. Al 18° la Juventus
Juventus Domo, dopo averci provato, viene punita dal Borgaro con Zigliani che a tu per tu con Fiorino segna il terzo gol ospite. Altra opportunità per il Borgaro con l'ottimo Pagliero assistito da Piero Bone, stoppato da un grande Fiorino. Al 30° traversone dalla sinistra di Erbi e per poco Pioletti non sorprende il proprio portiere. Al 32° ha sulla testa la palla del gol della bandiera, ma il Borgaro mantiene la propria imbattibilità. Al 39° Ado si divora un'opportunità davanti a Cantele, bravo a stare in piedi fino all'ultimo. Al 46° vicino al poker il Borgaro con Sansone, ma il tocco al volo termina sul fondo. Alla fine, al 48° sull'ultimo calcio d'angolo, la Juventus Domo accorcia le distanze con poi, ma è tutto inutile, 3-1 per un ottimo e convincente Borgaro al Curotti. Prima delle interviste voleva aggiungere una cosa sullo Stresa. Ma sì, ma era solamente una poco più di una battuta. Quando una squadra manda la juniores in mezzo alla settimana a giocare in Coppa Italia, vuol dire che vuole avere la squadra forte per la partita dopo, non vuole perdere punti, e perché punta a vincere il campionato, perché la conclusione non può che essere quella. Come la Juve che punta a vincere la Champions League, perché le prime tre partite le ha giocate così. Vabbè, speriamo che continui così. Va bene, Cairese, pensi alla Cairese, Luigi Lei, l'intervista. L'ho inventata io quella della Cairese, so. Adesso viene fuori roba sua. Certo. L'intervista. No, è il Torino, non è la Cairese. È vero, di Juve Domo. Sono molto contento dei tre punti, ovviamente presi in un campo molto difficile con una squadra insomma attrezzata per il vertice della classifica, visti i giocatori di categoria superiore. Però noi, devo essere sincero, siamo stati molto bravi a fare quello che abbiamo provato in settimana, cioè delle giocate in fase difensiva attente, concentrate, compatti, lavorando molto sulle catene difensive per evitare di lasciare al tu per tu con i nostri difensori gli attaccanti loro, che sono molto pericolosi. Dall'altra parte dovevamo però sfruttare le nostre qualità, che sono le ripartenze, concentratori tecnici e veloci. E questo, devo dire la verità, l'abbiamo fatto molto bene. Una parola per descrivere la prestazione odierna, secondo me ordine, che bello ordine che c'era in campo vedendo il Borgaro torinese questo pomeriggio al Curotti. Sembra che mi abbia sentito, diciamo che ho chiesto veramente organizzazione, tattica, disciplina tattica per evitare proprio di allungarci e allargarci, perché sennò ci avrebbero fatto male i loro giocatori, e noi questo l'abbiamo fatto molto bene, la compattezza, l'organizzazione difensiva, quindi difensiva vuol dire da metà campo indietro, dove ognuno in teoria doveva sapere cosa fare. Abbiamo avuto qualche sbavatura, ma ci sta, anche alcuni ragazzi giovani ci sta, però dall'altra parte abbiamo creato quelle 6-7 palle gol, mi sembra abbastanza nitide, dove ne abbiamo chiuse 3, quindi direi che una prestazione comunque sia sopra le righe, sufficiente, sopra la sufficienza netta, e quindi sono contento, abbiamo ripreso i punti che abbiamo buttato via domenica scorsa. Curotti stregato ancora una volta, seconda partita, seconda sconfitta. Sì, no, è un dato di fatto, ma spero che non sia stregato, perché sennò rifacciamo lo stesso concetto dell'anno scorso, che perdiamo un sacco di punti in casa. No, secondo me sì, stregato a livello di risultato, però cioè, noi dobbiamo trovare un'animo, un'identità in generale, cosa che stiamo a pezzi facendo, per cui alterniamo dalle situazioni belle, importanti, alle situazioni ancora un po' insomma da assestamento, per cui sì, abbiamo perso oggi in casa, però se dovessimo vedere questo, allora là fra due giornate in Serale con Lomegna avremmo il terrore ancora di giocare in casa, cosa che dobbiamo scrostarci assolutamente, dobbiamo onestamente tutti quanti dare di più, cioè da me, ai ragazzi, tutto comunque per fare dei punti importanti in questa categoria. Non avevate iniziato male, secondo no, me. No, perché tanti guardano il 3-1, ma io mi riguarderei la partita. È una partita assolutamente, secondo me, alla pari. E neanche stavamo giocando, secondo me, male per niente. Ci sono tempo, modo e anche giocatori per ripartire assolutamente per questa Juventus Domo. Ma sì, quello sicuro. Cioè, nel senso, sì, noi cioè, da un bel risultato che era di Charvenceau giù, oggi prendiamo l'unica veramente situazione che proprio in casa per me e per tutti i ragazzi, Scesa, tutti quanti che veramente cercano di fare le cose fatte bene, ogni volta che perdi in casa è come se perdessimo 4 partite, perché alla fine qua in Domodossola è così, cioè nel senso è proprio, è molto peggio, per cui hai perso sì, hai la
la possibilità anche tecnica di assolutissimamente fare bene, però perdere ogni volta in casa lascia veramente un grossissimo rammarico, perché vorremmo dare delle soddisfazioni ai tifosi comunque che seguono. Pareggio, il terzo in rimonta per il Varallo Pombia, 1-1 sul campo del Santi Andrea Paleari. 1-1 qui al Pairotto tra Santià e Varallo e Pombia al termine di una partita sostanzialmente equilibrata. Andiamo a vedere quelle che sono le azioni principali. Dopo 9 minuti il Varallo e Pombia, Freitas a tu per tu con il portiere, la palla finisce a lato. Risponde però il Santià al quarto d'ora con Aaron Cassins che si gira, c'è una bella risposta da parte di Accordino. Un minuto dopo l'episodio che potrebbe cambiare la partita, Pulito a terra Pescarolo ed è calcio di rigore dagli 11 metri, però lo stesso Pescarolo si fa respingere la conclusione da Cerrutti. Al 22esimo Pella solo davanti ad Accordino, la sfera viene respinta provvidenzialmente dal portiere. 10 minuti dopo Bogo Barcelos va alla conclusione, la risposta di Accordino è da applausi. Al 33esimo il vantaggio del Santià, Roccia corregge in rete un calcio d'angolo battuto da Pella. Il primo tempo si conclude con un'occasionissima per gli ospiti, Freitas solo davanti a Cerrutti calcia sul portiere in uscita. Passiamo nella ripresa, dopo 4 minuti Pella che questa volta è solo dinanzi al portiere, ma c'è una grande risposta proprio da parte di Accordino. Al 26esimo il pareggio del Varallo e Pombia, Latta scappa sulla destra, crossa al bacio per Negrello che in spaccata in sacca. Varallo e Pombia che poi ha l'occasione anche di vincere proprio con Negrello che va al tiro, ma la palla finisce a lato. Dunque punteggio finale qui al Pairotto, Santià 1, Varallo e Pombia 1. Con le immagini del Varallo e Pombia che ha 3 punti in classifica, però secondo me sta nella parte sinistra della graduatoria, perché Ferrero dà sempre un'identità alle sue squadre, Edo. Beh sì, una buona squadra, noi l'abbiamo incontrata la prima giornata, quindi fase di rodaggio. Un po' di rodaggio per entrambe, però comunque una squadra quadrata che non molla, e adesso hanno preso Salice perché avevano dei problemi dietro, infatti con noi erano usciti Caramanna e Fortunato. Caramanna per infortunio e un altro per espulsione, erano un pochettino corti dietro, però secondo me è una squadra da mezza classifica. Mellano e Ferrero ai microfoni di Andrea Paleari. Poi ultima domanda per Luigi Pedretti per Edo Matello. Direi che è un pareggio giusto per come si è svolta la partita. Abbiamo preso questo rigore contro che poi hanno sbagliato, e poi qualche occasione abbiamo avuta noi, qualcuno loro. Chiaro che è un pareggio che lascia un po' di amarezza, perché anche se è giusto il pari, siamo davanti 1-0, se non facciamo quell'errore importantissimo sul gol del pareggio loro, probabilmente portiamo a casa la partita sull'1-0. Io mi ricordo Ferla, Mar, 2 volte manco hanno avuto il pallone per chiudere la partita, non l'hanno chiusa, alla fine su quell'errore importante che abbiamo fatto sul gol abbiamo preso gol e la partita finisce pari. È giusto il risultato, ma quando sei davanti e sbagli a chiudere partita ti rimane sempre un po' di amarezza. Senti, però mi sembra di aver visto una squadra, io ho detto tu hai tanti giovani, mi sembra di aver visto in campo quest'oggi tanta voglia, io mi sono stupito di aver visto un solo punto in classifica con questa squadra qui. No, ma noi in questo momento qua sì, abbiamo tanti giovani e ti dico anche secondo me molto bravi. E nella partita con lo Charvenso, col Borgaro e oggi ci manca ancora qualcosa in fase offensiva. Forse ci manca il bottone dell'anno scorso, dove magari su questi palloni qua lui le partite magari le chiudeva. E la squadra sta facendo bene, sono soddisfatto. È chiaro che nel calcio servono i punti, dunque in queste 3 giornate qualche punto l'abbiamo lasciato per la strada. Ma per il resto sono soddisfatto di questa squadra, poi è chiaro che speriamo nel proseguo del campionato di fare anche dei punti. Non abbiamo fatto una grandissima prestazione, però direi che le occasioni le abbiamo avute prima che facessero il gol loro, a parte il rigore abbiamo avuto un altro paio di occasioni, poi abbiamo subito gol e siamo andati un pochettino in difficoltà, poi siamo stati bravi a
a rimediare, potevamo vincerla, ma hanno avuto anche loro un'occasione o due importanti alla fine per poterla vincere, quindi direi che tutto sommato portiamo a casa un buon punto. Senti, ecco, si è proprio vista la differenza, al primo tempo la squadra parsa parecchio in sofferenza, no? Nei confronti di Santiago, nel secondo tempo l'ingresso di Negrello e Lazzarini hanno completamente cambiato il volto della tua formazione. Beh, è chiaro che sono due giocatori che non li scopro io, sono un pochettino in difficoltà dal punto di vista fisico. Lazzarini si è allenato solo venerdì ed è 15 giorni che ha un problemino alla gamba. Negrello arriva da un infortunio importante, quindi è un pochettino in difficoltà. Oggi ho pensato di tenerlo fuori per poi magari sfruttarlo nell'ultima mezz'ora. È stato bravo ad entrare col piglio giusto e è stato importante. Alla fine avete provato a vincerla e potevate poi anche paradossalmente vincerla. Sì, abbiamo avuto due occasioni importanti, una con Negrello, l'altra con Latta Jack, che non ci è arrivato per un soffio, quindi comunque ci abbiamo provato fino alla fine, però ripeto, dobbiamo stare più attenti ed essere più bravi in alcune situazioni, perché poi non possiamo concedere due o tre contropiedi come abbiamo concesso negli ultimi minuti, quando la squadra comunque è in difficoltà, eccetera. Va bene la voglia di vincere, ci sta, ed è giusto che sia così, però bisogna anche stare attenti a non concedere agli altri, perché comunque in un paio di situazioni alla fine potevamo anche perderla. Dopo tre giornate e tre punti, Alessandro Ferrero è contento? Si poteva fare e si può fare di più? Si deve fare di più, perché in questa media non vai molto lontano, però è chiaro che per come abbiamo cominciato avevamo pochi giocatori, adesso qualcuno è arrivato e quindi recupereremo Tessitore, recupereremo Caramanna, quindi avremo tutti a disposizione per poter lavorare al completo. Quindi credo che dovremmo sicuramente migliorare tanto. Comunque, ultime due domande: dove deve crescere Romegna, Edo, per muovere la classifica e per arrivare in posizioni più tranquille? Ma penso sia questione di tempo, di dar tempo al mister di lavorare con tranquillità, adesso la rosa è completa e sistemata, di darci un pochettino di ordine, secondo me veniamo fuori. Aspettiamo con grossa voglia i gol di Soncini, che sono convinto arriveranno presto. Allora, la domanda cattiva per Luigi Pedetti è questa. In tanti si chiedono qual è il ruolo vero di Luigi Pedetti nella Virtus Verbania, perché in tanti se lo chiedevano anche nel precedente Verbania, allora glielo chiedo, Luigi. Il ruolo mi è stato offerto di fare presidente onorario, che poi è una carica che presidenza onoraria a me è stata negli anni come il traghetto intra l'Aveno, avanti Andrè, un po' ero presidente onorario, poi arrivava qualcuno che prometteva un quadro per la lotteria a Natale, diventava presidente onorario, ma non voglio mica fare assolutamente... Però l'ha fatto. Assolutamente nulla. Però l'ha fatto, è vero anche questo, ma l'ho fatto con gente che non parlo di tanti anni fa. Il mio ruolo è di dare un aiuto per entrare nella società, nell'ambiente, nella città di Verbania a Donofrio. Si sente coinvolto molto, però, correggo se sbaglio. Ma in tutte le cose è caratteriale questo mio coinvolgimento, non è solo nel calcio, è in qualunque cosa mi tocca, mi muovo, non riesco a stare neutro, non riesco a stare fuori dalla mischia, se si ecco, può dire. L'ultima cosa che le chiedo è, parlava prima di piazza, cosa si aspetta lei dalla piazza? Mi aspetto almeno pari quello che si aspetta la piazza dalla squadra. I numeri? Di spettatori. Sì, abbonati, spettatori. Che aumentino nel corso delle partite, ma questo è... figlio anche del campionato. Lo deve fare la squadra, è in modo particolare la squadra, non solo quello, l'affidabilità che la società deve dare, la squadra. I 500 spettatori. Edoardo quest'anno. Certo, poi per il futuro... se arriva a Marzeglia magari qualcuno in più. Luigi, per quale piazzamento firmerebbe? Perché Eckhart la settimana scorsa ha detto per il quarto. Per i playoff, Edo per la salvezza. Tra il settimo e il decimo, dai. Tra il settimo e il decimo, perfetto. Io ringrazio Luigi Pedretti, grazie Luigi. Niente.
Buonasera, grazie a voi. Grazie Edoardo Matella. Grazie a te, buonasera a tutti gli sportivi. Seconda parte di Tanti per Dire con Luca Porco, tecnico del Dormeletto, e Daniele Sala, direttore sportivo del Briga. A tra poco. Di nuovo insieme per la seconda parte di Tanti per Dire, insieme a noi, ve l'ho già annunciato prima, il mister del Dormeletto Luca Porco. Ciao Luca. Buonasera, grazie dell'invito. Insieme a lui Daniele Sala, direttore sportivo più invidiato della prima categoria. Ciao, buonasera a tutti. Sei più invidiato, è vero o no? Non lo so, per adesso il più sotto pressione. Luca, facciamo una cosa, va, andiamo già via. Andiamo già subito. Sì, andiamo via. Iniziamoci, andiamo, va okay. Bene. Io ti seguo. È il più invidiato o no? Secondo me sì, perché naturalmente deve poi ribadire con i risultati quelle che sono le attese del precampionato, ecco. Perché poi si è arrabbiato durante il calciomercato al fenomeno, quando abbiamo fatto un po' le interviste, vi beccavate tu e Pino Gallo, no? Quando intervistavo uno poi diceva il favorito è l'altro, basta, chi è che è il favorito? Ma io continuo a sostenere, a predicare da tutta l'estate che secondo me la strafavorita è la Castellettese, e per tutto l'insieme, quindi ho preso un gruppo di giocatori che l'anno scorso hanno vinto il campionato in carrozza, ha preso l'allenatore che li ha condotti alla vittoria, e hanno investito tutte le risorse, un sacco di risorse, quindi per forza devono vincere loro il campionato. Luca? Adesso al di là degli scherzi e delle battute, sicuramente sono due grandissime pretendenti al titolo della prima categoria. Credo che in un'ipotetica griglia sicuramente nella prima fascia ci stanno entrambe, senza dimenticare la Rona e qualche altra squadra che comunque ha un organico competitivo. Su tutte, almeno i valori di inizio campionato sicuramente lasciano intendere che queste due hanno qualcosina in più. Un punto guadagnato, due punti persi, quelli ieri del tuo Dormeletto sul campo del Villanova? Persi assolutamente, perché abbiamo dominato la partita per larghi tratti e abbiamo sbagliato molto, e alla fine il calcio è questo. Chi sbaglia paga, e la dura legge di questo sport ci ha punito. Ci sta avendo a disposizione una squadra molto giovane, con un'età media bassissima, peccati legati appunto a questo, abbiamo commesso gli errori di ingenuità, va bene così comunque. Forse in un certo senso è anche meglio, cioè essere a punteggio pieno dopo due giornate magari vi avrebbe fatto fare dei voli pindarici. L'anno scorso il Dormeletto era partito fortissimo e poi ha avuto una flessione, quindi da un certo punto di vista tu mi dirai di no, che saresti esatto. Stato meglio a 6 punti, però può anche essere vero. No, avrei ribadito. Tanto scusa ti interrompo, sì. Ho dimenticato io di inserire poi il big match tra Cenano e Romentinese, è terminato 0-0. Avrei ribadito domani al primo allenamento della settimana ai miei ragazzi ciò che ho già detto la scorsa dopo la vittoria sull'Accademia, e cioè che comunque è un motto che va molto di moda di questi tempi, coniato da un personaggio molto più celebre di me, che è testa bassa e piedi per terra, per cui anche se avessimo vinto ieri... Chi è che l'ha detto questo? Il team principe della Ferrari. Arriva bene. Sì. E era meglio fare i 3 punti ed essere a punteggio pieno. È andata così, vabbè, accettiamo il verdetto del campo ugualmente. Se ci vediamo la classifica, ripeto che non tiene conto del pareggio tra Cerano e Romentinese per 0-0, abbiamo 3 squadre in vetta a punteggio pieno, che sono il Pedimolera, il Verbania e la Biogliese. Vi chiedo questo, tra queste 3, qual è quella che vi ha sorpreso perché è lì? Luca. La Biogliese non la conosco benissimo, magari come le altre due, ma no, non sono sorprendenti i risultati di queste squadre. Verbania, ribadisco ciò che è già stato detto anche settimana scorsa in questa trasmissione, nonostante le difficoltà ha un'ottima rosa, magari numericamente non molto ampia, esatto, però i giocatori che sono lì sono giocatori di qualità, per cui non mi sorprende. E il Piedimulera, al di là di essere contento perché ho qualche ragazzo che ho allenato la scorsa stagione che milita in quella squadra, anche adesso non mi sorprende, perché comunque hanno una buona rosa anche loro. Daniele, tu che conosci tutti i campionati, da chi dobbiamo aspettarci fuochi d'artificio?
Detto che forse qualitativamente non me ne vogliano le 16 partecipanti al campionato di promozione, l'ho detto anche Luca a microfoni spenti, un pochettino il livello si è abbassato quest'anno. Beh, fuori di dubbio che il Romentino, secondo me, parte in essere di partenza, è data come una delle favorite. Valdengo, secondo me, è una buona squadra, un buon organico, nonostante non sia partita col piede giusto. È fuori di dubbio che anche il piede Mulera, l'organico, sia di tutto rispetto. E poi, io il Verbania l'ho visto sinceramente solo in Coppa con il piede Mulera e ha disputato una gran bella gara, erano in 11 contatti, ha portato a casa un pareggio, mi piacerebbe rivederlo, diciamo, a metà stagione. E il Dormelletto, lo chiedo prima a te e poi a Luca, prima di vederci il pokerissimo del Pili Mulera. Dormelletto, mi auguro per il qui vicino Luca che si salvi al più presto e di raggiungere l'obiettivo salvezza che si erano preposti. Luca, salvezza o qualcosa in più? No, adesso non... piedi più... Stiamo veramente, non cerchiamo di guardare in faccia la realtà, raggiungiamo prima possibile la quota salvezza e poi una volta raggiunta da lì in poi vedremo, penseremo magari o comunque giocheremo più sciolti, una partita alla volta, con un gruppo così giovane, come ti ho già detto prima, bisogna veramente affrontare una gara alla volta e tutte le volte metterci la stessa voglia, la stessa cattiveria agonistica e intensità che ci stiamo mettendo in queste prime giornate di campionato. Omar Papa in due secondi vi ha sorpreso, 4 gol, insomma non tutte le domeniche si fanno 4 gol. Ha sempre fatto gol, non sorprende, per cui è uno che la porta l'ha sempre. Arriva a 20-25, sì. Tranquillamente. Quando uno nell'arco della carriera ha sempre segnato, vuol dire che comunque ce l'ha nel suo DNA. Daniele, poi ce lo vediamo. Diciamo, i gol li ha sempre fatti. Quest'anno è arrivato un attimo più tardi in preparazione e pian piano sta entrando in forma. Ieri si sono visti i risultati. Il 5-1 del piede Mulera con Papa, assoluto protagonista. Il Piedi Mulera sbaraglia il Ponderano tra le mura amiche, imponendosi con un netto 5-1, grazie anche ad una prestazione brillante di Omar Papa. I primi 10 minuti sono giocati ad un ritmo piuttosto basso e l'unica timida conclusione si registra al secondo minuto, quando Asero guadagna palla e dal limite dell'area tenta il tiro, che termina però sul fondo. La partita si sblocca all'11esimo. Papa si incarica di battere una punizione dalla sinistra, la barriera devia e la traiettoria inganna Guzzone, con la palla che si infila così nell'angolino basso. Dopo 5 minuti arriva la reazione dei biellesi con Ottino, che lanciato da Golfo approfitta di un'incomprensione tra Ferrari e Brusa e da posizione defilata calcia a botta sicura, ma il difensore ossolano si oppone. Al 20esimo gli ossolani raddoppiano con un gol fotocopia del precedente, ma questa volta Papa, sempre su calcio piazzato, spedisce la sfera sotto la traversa. Ancora Papa protagonista al 25esimo. Rosso Samuel sbaglia il retropassaggio. L'attaccante gialloblu si trova tu per tu con Guzzone, ma si fa ipnotizzare dall'estremo difensore nerostellato, che gli chiude così lo specchio della porta. Non passa nemmeno un minuto che questa volta è Palfini ad avere una buona occasione, ma su assist di Asero, sottoporta viene anticipato all'ultimo momento da Riane. Il Ponderano prova ad uscire dall'assedio e al 29esimo Ottino apre sulla sinistra per Cremonte, che dopo due finte tenta il tiro, ma Brusa para in presa bassa. I biellesi prendono coraggio e al 32esimo accorciano le distanze. Punizione dalla destra di Cremonte, la difesa ossolana respinge corto e Ferrero, quasi come fosse un rigore in movimento, realizza il 2-1. Immediata la risposta del Piedi Mulera. Al 33esimo Asero dal fondo mette in mezzo una palla d'oro per Papa, che si coordina e con una semirovesciata realizza la sua personale tripletta. Al 43esimo il poker è servito. Falcioni ruba palla sulla fascia e lancia Palfini, il quale salta Guzzone e dalla linea di fondo segna il 4-1. Prima della fine del primo tempo c'è ancora tempo per un'incornata di Palfini, che però termina alta sopra la traversa. Al rientro dagli spogliatoi passano solo 2 minuti e Asero ha tra i piedi la palla del 5-1, ma Guzzone è bravo a dirgli di no respingendo con i piedi. Un altro gol è nell'aria e arriva al 13esimo quando Moretti serve Asero, che con un appoggio perfetto favorisce l'inserimento di Papa, che anche questa volta non sbaglia.
Nei minuti seguenti si fa vedere poi Pasin, prima al 30° con una punizione tesa che sfiora gli incroci e poi al 37° con una conclusione dalla distanza parata in due tempi da Guzzone. L'ultima occasione della partita è ancora una volta sui piedi di Papa, che servito da Falcioni dal limite manda di pochissimo fuori. Termina così 5-1 a favore del Piedimulera. Andiamo subito a sentirci le interviste della nostra Martina Tomola. La partita ha visto tutti, purtroppo all'inizio siamo partiti subito con 10 minuti un'autorete su calcio di punizione, ci ha tagliato le gambe. Quarto d'ora dopo abbiamo preso un altro calcio di punizione, un'altra rete, poi abbiamo riaperto il risultato, abbiamo fatto anche qualche manovra buona, però dietro noi soffriamo troppo. Abbiamo regalato il terzo gol, ha fatto un gran gol Papa, e poi il quarto sul retropassaggio abbiamo di nuovo regalato e noi non possiamo permetterci di regalare. Poi secondo tempo la partita era comunque finita. Però manovre, qualcosa di buono facciamo, creiamo davanti, ma dietro facciamo troppa fatica, prendiamo troppi gol evitabili, oggi vabbè anche un po' di sfortuna sul primo gol, calcio di punizione secondo me si poteva anche prendere, e poi preso il quarto è finita tutto, secondo tempo poi abbiamo cercato di non prenderne altri più che pareggiare, perché intanto ormai la partita era terminata e niente, chiudiamo questo brutto capitolo di questa domenica e lavoriamo per la prossima, per le prossime partite che dobbiamo per forza cambiare registro. Dove pensa che si possa migliorare in particolare? Assolutamente nell'attenzione del reparto difensivo, perché anche oggi abbiamo fatto degli errori individuali e che noi non possiamo permetterci, perché non è questione di giocare troppo offensivi o più in un modo o nell'altro, questo è proprio un discorso di attenzione che noi non possiamo regalare. Ci eravamo detti che Papa era un giocatore molto pericoloso, specialmente sui calci piazzati, e noi dopo un quarto d'ora abbiamo regalato due calci di punizione dal limite. Poi lui nel secondo è stato abbastanza bravo, nel primo ci è andato anche un po' male, però noi dobbiamo stare attenti, è inutile che stiamo lì. Sapevamo prima che andavamo a incontrare un giocatore importante e ci ha fatto 4 gol, tutto detto. Un inizio di campionato non facile, 2 sconfitte, ma quali sono i veri obiettivi del Ponderano? Assolutamente salvarci. Adesso è facile perché abbiamo vinto 5-1, all'inizio siamo 0-0 e non è mai facile, quindi l'abbiamo preparata nel modo giusto, la testa giusta ai ragazzi, la determinazione e la cattiveria agonistica, chiamiamola, deve essere la nostra arma. Se pensiamo di essere bravi e belli, facciamo male. Infatti abbiamo concesso un gol, abbiamo riaperto una partita che non dovevamo riaprire e queste cose non devono succedere. Mercoledì in Coppa Italia siamo riusciti a non passare alla qualificazione per colpa nostra. Non va bene, noi non dobbiamo regalare niente. Poi se gli altri sono bravi, ok, facciamo un applauso al gol. Noi, hai visto che gol dobbiamo fare, no? Guardate il gol di Papa, noi dobbiamo farlo il gol, invece agli altri glielo regaliamo. E non va bene. Un inizio di campionato comunque molto promettente, 2 vittorie, inizia già a farsi un'idea di questo campionato di promozione? No, un'idea no, perché io poi non sono tanto sveglio, quindi non è che ci metto un po' a capire. Però so che la differenza in questi campionati la fanno, ripeto ancora, la determinazione, la concentrazione, quello fa la differenza. Poi, chiaro che se c'hai giocatori importanti che ti fanno la giocata, io qualcuno ce l'ho, però se entriamo in campo molli o giochiamo con sufficienza non va bene e io quello non voglio che succeda. Sono contento per i 4 gol, ma soprattutto per la prestazione dei ragazzi, che abbiamo fatto un'ottima partita, era una partita difficile, abbiamo sbloccata subito, si è messa subito per il meglio, poi abbiamo preso un gol brutto, l'importante era fare 3 punti oggi. Domenica prossima una partita non facile contro il Dormelletto, come l'affronterete? Guarda, le partite per noi non ce n'è nemmeno una facile in questo campionato, perché noi purtroppo siamo 15 nuovi, quindi c'è sempre da lavorare e dare il massimo. Andremo in campo con lo stesso spirito, partendo da 0-0, cercando di vincerla, perché il nostro primo obiettivo è quello di arrivare a 40 punti per essere salvi, poi tutto quello che viene dopo non in più per noi. Un piccolo passo indietro, un commento sulla partita di Coppa Italia contro il Fomarco? Quello è un dispiacere, perché noi volevamo passare il turno, prendere gol così, però cosa dobbiamo dire? Abbiamo preso gol con Asero in porta, che è il nostro trequartista, ci hanno lasciato in 9. L'importante è che c'era la prestazione c'è stata e oggi si è dimostrato, perché la squadra ha carattere e questo è quello che conta e ti fa arrivare in fondo.
Tavazzi è l'allenatore giusto per il Piedimolera, tu che conosci quell'ambiente? Chi lo sa, te lo saprò dire tra un po' di tempo, nel senso che Tavazzi sicuramente è una persona carismatica, che arriva dalla categoria superiore, che comunque le capacità non gli mancano. È fuori di dubbio che quando entri in un ambiente nuovo devi sempre poterti medesimare, entrare in punta di piedi e sperare che tutto vada bene. Non ti vuoi sbilanciare, ho capito. Luca, invece hai fatto un po' così con la testa quando hai sentito Papa parlare di 40 punti di salvezza. No, perché in questo campionato siamo a poi giocare a Ciappano, non lo vuol vincere nessuno. Quest'anno non si capisce che... No, mancherebbe. Secondo me loro sono un'ottima squadra, possono sicuramente fare il campionato di vertice, poi da qui a vincerlo, ok, ce ne passa, però... Lo può vincere l'Accademia, sì o no? Sì. Daniele? Secondo me no. Ok, non sei stato diplomatico questa volta, allora ci vediamo la vittoria con la Fulgor Valdengo dell'Accademia. Prima vittoria per l'Accademia Borgomanero che fa le mura amiche, batte per 2-0 la Fulgor Valdengo. Al terzo minuto la prima occasione della partita, calcio di punizione dalla tre quarti di Valsesia, palla raso terra, fuori di poco. All'ottavo il gol del vantaggio rosso-blu. Calcio di punizione dalla tre quarti di Valsesia per Massara, lasciato solo, defilato sulla sinistra. Il giocatore, nonostante la posizione troppo profonda, trova un gran destro a giro con la palla che si insacca sul secondo palo. Al nono ancora l'Accademia. Silva, servito sulla sinistra, entra in aria tutto solo e a Nelva saltato colpisce un clamoroso palo. Sulla ribattuta si avventa Valsesia, ma il suo tiro è respinto sulla linea. Palla che termina sui piedi di Bini ancora una volta e la conclusione dell'attaccante viene respinta sulla linea dai difensori della Fulgor Valdengo. Al diciottesimo traversa per l'Accademia. Su azione d'angolo Bini stacca di testa palla che rimbalza sulla schiena di un difensore e si stampa sulla traversa. Al 36esimo ancora pericolo rosso-blu. Poletti difende palla sulla sinistra, mette in mezzo per Cosentino che trova una debole girata che non va lontano dall'incrocio dei pali. Al 43esimo bella discesa di Poletti che da dentro l'area mette un bel pallone raso terra sul secondo palo. Bini ci arriva ma la sua deviazione è scivolata e fuori di un soffio. La prima vera occasione per la Fulgor Valdengo arriva sul finale di tempo. Bella discesa di Dossena sulla destra, perfetto cross per Vaglio Ostina che tutto solo di testa manda a lato. Nella ripresa da segnalare solo il gol dell'Accademia al settimo minuto. Gran lancio di Valsesia che dalla destra a centrocampo pesca Poletti sulla sinistra, cambiando completamente il gioco. Poletti controlla, entra in area di rigore ed esplode un gran destro a giro che si insacca al set sul secondo palo. Tutto veramente bella e partita che si conclude qui con questo grandissimo gol di Poletti. L'Accademia porta a casa i primi tre punti del suo campionato in promozione. Prima delle interviste non abbiamo parlato di Oleggio Fomarco, Luca, dove le collochi? Sì, ci sono queste 4-5 squadre, come ho sempre detto, che hanno qualcosina in più delle altre, Accademia, Oleggio, Romentinese, Piedimulera, Fomarco, credo di non dimenticare. Verbania, tu hai detto anche. Verbania, sì, queste squadre qui secondo me adesso poi sono quelle più vicine a me e quelle che conosco meglio. Di là, strada facendo, sicuramente avrò l'opportunità di approfondire la conoscenza anche delle altre. Però Alicese e Cossato rispetto all'anno scorso hanno fatto qualche passo indietro. Cioè parrebbe così. Per cui queste 4, 5, 6 squadre che sulla carta hanno qualcosina più delle altre, dove regna però grande equilibrio, e vedremo chi saprà emergere. Daniele annuisce, cioè, sul fatto che Alicese e Cossato abbiano fatto un passo indietro. Sì, sicuramente hanno perso dei giocatori importanti, soprattutto la Cossatese, nel senso che ha perso i vari Urban, Ciarmatori, Colombara, comunque Sigolo, che si è accasato a Gattinara. Dove è andato Sigolo allenatore invece? Chiedo scusa ma non ricordo. e quindi sicuramente il Cossato ha perso qualcosa in più. A differenza della Licese, comunque rimane sempre una buona squadra. Per tornare sul Fomarco, diciamo, sicuramente è una buona squadra guidata da un ottimo allenatore. Tutto dipenderà secondo me dalla coppia d'attacco Bogani-Margaroli. Ecco, giusto. Sentiamoci le interviste di Accademia Fulgor Valdengo.
non abbiamo fatto molto, diciamo, sul piano del gioco, sul piano delle conclusioni. È vero che poteva cambiare la partita su due occasioni, una di Vita a 5 minuti dalla fine, l'altra con Umeroski col colpo di testa fuori. Però effettivamente l'Accademia non ha rubato nulla, anzi è un'ottima squadra, lo sapevamo. Noi siamo in un momento dove siamo un po' incerottati, lo sappiamo, e è ovvio che dobbiamo lavorare ancora molto, anche perché abbiamo fatto molti errori in fase difensiva e siamo ancora molto lenti sulle seconde palle, quindi dobbiamo migliorare, ecco. E siamo solo la seconda, ripeto, siamo un gruppo totalmente nuovo, adesso imbottito un po' di giovani, però comunque non dobbiamo buttarci giù assolutamente, sappiamo che dobbiamo lavorarci durante la settimana e lo faremo, e ci faremo trovare pronti con la partita di Villanova domenica. Nonostante questo avvio, resta dunque, mi pare di capire, piuttosto fiducioso e si attende il recupero di pedine importante all'interno della sua formazione? Ma sicuramente sì, è ovvio, come ho sempre detto io, il nostro obiettivo rimane la salvezza. Siete un po' tutti quanti voi giornalisti, ma anche Biella, ecco, dove dopo il nostro mercato tutti ci hanno ditati come una squadra delle favorite. Non è così, siamo una buona squadra, ma dobbiamo ancora crescere molto. È stata una buona gara da parte nostra, giocata con intensità, abbiamo avuto sempre il controllo della partita, abbiamo concesso pochissimo a un avversario di valore. È stata una prova importante per confermare i progressi che avevamo visto anche in Coppa Italia mercoledì, che poi purtroppo non hanno dato frutti, ma oggi abbiamo fatto una buona gara di squadra, abbiamo visto la squadra lavorare sempre bene, compatta, con tutti i giocatori che hanno contribuito in modo determinante alle due fasi, e questo per noi è molto importante. Poi abbiamo un po' di rammarico forse che nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni per poter arrotondare il punteggio, non l'abbiamo sfruttato, quindi poi si rischia sempre magari di concedere all'avversario la possibilità di entrare in partita. Così non è stato, abbiamo controllato bene anche nel secondo tempo, sono soddisfatto di questa prestazione. Se uno degli aspetti negativi è appunto ancora la capacità realizzativa, che è un po' ridotta rispetto alla mole di gioco creata, c'è l'aspetto positivo, che è quello di non aver subito gol per la prima volta forse in partita ufficiale fra campionato e coppa. Sì, questo è sicuramente un aspetto positivo, il non subire reti è sempre importante per dare convinzione a una squadra. Direi che oggi forse siamo stati anche un po' sfortunati, abbiamo preso due pali, c'è stato un episodio su cui credo ci fosse un evidente rigore su Bini, che è stato trattenuto davanti alla linea di porta mentre stava spingendo la palla in porta, e qualche altra situazione che abbiamo un po' gestito magari con una certa sufficienza e che non ci ha portato i risultati. Devo dire che sono convinto che continuando a costruire come abbiamo fatto questa sera e ad avere queste occasioni, di gol ne faremo sicuramente di più, e quindi questa è la strada. Dunque abbiamo sentito le parole di Bonan, torniamo alla prima categoria. Ieri sono stati dei segnali importanti da parte della Castellettese, che aveva un po' stentato l'avvio pareggiando sul campo del Cameri, e lo ha spiegato anche Pino Gallo per le tante squalifiche che aveva. Fai così con la testa, cosa vuol dire? Dimmi. Vabbè, sicuramente aveva tante defezioni. Morde il freno. Aveva tante defezioni la Castellettese, dovute purtroppo alla partita di playoff col Vogogna, l'ultima della stagione della Castellettese. Aveva le prime due purtroppo giornate. Purtroppo non ci crede nessuno, no? Cioè, prime due giornate, partita con l'handicap. Adesso è fuori di dubbio che dalla terza scioglie le briglie. Scioglie le briglie. Non avete nominato né uno né l'altro l'Interfarmaci, che ha battuto il Vogogna? No, non l'ho nominata, ma assolutamente. Ma lo stesso Vogogna, secondo me, all'interlagliatura della scorsa stagione, è una squadra sempre da prendere con le molle. Assolutamente, l'Interfarmaci è una delle squadre che farà campionato di vertice. Daniele, qual è che, anche a parte la Castellettese, quella che temi di più? Anche la Rona, oltre all'Interfarmaci e il Vogogna. Quindi queste cinque, dici? Io dico di sì. Poi il Cameri sinceramente non l'ho mai visto, so che ha preso degli ottimi giocatori, sì, dalla Sunese dell'anno scorso, l'allenatore sicuramente non manca l'esperienza, però diciamo che a vincere alla fine sarà sempre solo una. Alla Coppa ci tenete? Sì, noi sì, noi ci teniamo alla Coppa, perché sicuramente è una competizione importante che permette
permette, diciamo, di arrivare là nel caso dovesse andare tutto bene, non lo dico per scaramanzia, e poi soprattutto avendo un organico abbastanza numeroso abbiamo la possibilità di far ruotare la rosa. Poi ti voglio fare una domanda cattiva, però prima ci vediamo l'Inter Farmaci, la seconda domanda cattiva. Termina 2-1 il match del Pedroli che metteva di fronte per il campionato di seconda categoria Inter Farmaci Verbania e Bogogna. Ci prova dopo 5 minuti Calloni, ma sul tiro viene respinto da un difensore. Al nono tiro da lontano di Tabacco, ma la palla non trova la porta. Al dodicesimo bella azione del Bogogna, palla indietro di Batro per Moggio che calcia a botta sicura, poca terra e bravo nella respinta sul seguente corner. C'è Cotroneo che salta di testa e fa gol, ma lo fa di mano e l'arbitro annulla. Al 22esimo protesta del Bogogna per un contatto in area tra De Luca e Moggio. Al 23esimo arriva il vantaggio degli ospiti con una bellissima punizione di Cerini che mette la palla sotto la traversa dove il portiere non può arrivare. Un minuto dopo il Bogogna un'altra occasione con un diagonale largo di Moggio. Al 32esimo un bel tiro di Nicola Zanetti con la palla che termina appena fuori dallo specchio della porta. Arriva il pareggio dell'Inter Farmaci su calcio di rigore al 33esimo per un fallo di Zanoni su Calloni. Lo stesso Calloni dal dischetto con un tiro potente mette la palla in rete. Al 43esimo ancora Calloni a farsi vedere, respinto il suo tiro da Olivieri. L'ultima occasione per gli ospiti con un colpo di testa di Aliperti sul calcio d'angolo che finisce fuori. Nella ripresa ci prova subito Tondelli, dopo un minuto il suo tiro viene bloccato da Oliviero. Al quinto c'è un bel tiro di Calloni respinto da Cotroneo, il difensore del Bogogna. Al 22esimo ospite che si fa vedere con il cross di Moggio con nessuno che arriva alla deviazione. Alla mezz'ora un tiro debole di Nicolas Zanetti. Al 36esimo bravissimo Bonori in diagonale difensiva di testa a chiudere su Ollio. Al 37esimo il tiro di Calloni viene messo in angolo e un minuto e mezzo dopo proprio l'attaccante di Inter Farmaci decide la partita, se ne va in contrastato verso la rete, approfitta della scivolata di Cotroneo e dentro l'area di rigore con diagonale batte Olivieri. Finisce così 2-1 il match del Pedroli per l'Inter Farmaci contro il Bogogna. La domanda cattiva che ti faccio, Daniele, è questa: il Briga, siamo abituati a vederlo protagonista in prima categoria e poi sofferente in promozione. Qual è la giusta collocazione, a tuo giudizio, di questa società? Allora, partendo dal presupposto che si è in mezzo, diciamo, tra Gozzano e Borgomanero, fondamentalmente tutti coloro che volessero dare una mano a una società calcistica a livello di piccole sponsorizzazioni, è ovvio che scelgono palcoscenici più importanti dove sono la Serie D, sia a Borgomanero e a Gozzano. Briga sta nel mezzo e purtroppo bisogna remare e stare a galla con le proprie forze. Non mi hai risposto? Quale delle due? Cioè la promozione o la prima? Perché cambia? Diciamo la promozione. Secondo me la realtà giusta può essere la promozione. Per il dormelletto, Luca? Questa categoria, l'attuale? Assolutamente. E quindi hai l'obbligo di mantenerla? Eh? L'obbligo di mantenerla. Ecco, sentiamoci le interviste di Alessandro Patesi. Una partita vibrante, emozionante, equilibrata, l'ha decisa una bella iniziativa di Calloni. Ma diciamo che la partita è stata, come hai detto giustamente tu, equilibrata. Siamo andati sotto 1-0 e dopo, diciamo, la sconfitta di giovedì sul campo di Bogogna per 4-0 c'era bisogno di una reazione. Penso che la squadra l'abbia avuta soprattutto nel secondo tempo, perché prendere un gol dopo che giovedì ha già preso e già subito 4 gol dalla stessa squadra è una mazzata clamorosa. Venire fuori dopo aver ragionato nello spogliatoio senza ansie e fare una prestazione di questo tipo, dove si è visto anche, penso abbiate visto da fuori, anche qualche cosa di positivo a livello di gioco, ma soprattutto a livello di atteggiamento, che è quello che predico sempre io, per una squadra nuova penso sia veramente un punto di partenza eccezionale. Ecco, mister, non so se sei d'accordo con me, però probabilmente fino al gol di Cerini, poi quel diagonale di Moggio, un po' meglio il Bogogna, forse voi un po' meglio nella ripresa, probabilmente avete un po' avuto quello che hai detto tu, un po' dopo i 4 gol di Coppa Italia vi siete un po' disuniti, c'è stato quel diagonale di Moggio largo che però avete lasciato subito un'altra occasione, non so se sei d'accordo con me. Sì, perché il Bogogna è un'ottima squadra che sicuramente farà un campionato di vertice, è una squadra assemblata bene, allenata bene, gioca bene, hanno dei meccanismi già rodati, consolidati, li abbiamo visto già giovedì sera e nel primo tempo. La partita poi
poi è stata spezzata un pochettino da quello che è poi il carattere di una delle due squadre. Nel momento in cui c'era bisogno di venire fuori, devo dire che Inter Farmaci ha reagito d'orgoglio, era quello che volevo vedere, perché questa è una squadra nuova, è un cantiere aperto, devono ancora capire i ragazzi quello che voglio io conoscere loro, quindi ci sono ancora tante strade da battere. Quello che volevo vedere oggi è stato messo in campo nel secondo tempo e ripeto, dopo essere andati in svantaggio è una cosa enorme per me. Poi quello che ci dice il futuro non lo sappiamo, possiamo perdere la prossima partita, possiamo vincerla, però è il lavoro che deve venire fuori, sono 3 settimane che lavoriamo e direi che vincere oggi fa bene alla classifica, fa bene al morale, fa bene alla voglia di fare. Dopo il gol o anche prima si è visto davvero un bel Vogogna, per 20-25 minuti del primo tempo avete segnato, avete avuto il diagonale con Moggio, poi è venuta fuori anche in te, invece poi si è visto davvero un bel Vogogna. La mia arrabbiatura, passatemi il termine così calcistica, è questa, cioè che fai gol, fai bene. Abbiamo fatto, come hai detto te, anche un buon 25 minuti bene e dopo sono venuti fuori loro. Hanno trovato il pareggio e hanno, secondo me, legittimato poi la vittoria con una prestazione, secondo me, fisica, bella. Cioè non è stata una partita combattuta fino all'ultimo. E noi non siamo stati capaci a chiuderla quando abbiamo avuto le occasioni sull'1-0 per noi e poi dopo queste partite qua sono aperte a qualsiasi risultato. Oggi è andata bene a loro e gli faccio i complimenti. Io ho da rammaricarmi per alcune situazioni sui due gol che abbiamo fatto un po' degli errori noi, però magari non lo facevano lì, lo facevano su un calcio d'angolo dopo, nel senso il calcio si vive di episodi e ripeto, oggi faccio i complimenti a loro e niente, noi dobbiamo pensare a lavorare e fare i punti il prima possibile per salvarci. Io è tutta l'estate che lo dico ai ragazzi, guardate che difficile viene adesso. L'anno scorso azzeriamo tutto, è stato un bel anno, ci siamo divertiti tantissimo, però adesso ci aspettano tutti, giustamente, perché vale questa regola nel calcio. E niente, noi dobbiamo essere solo bravi a fare i punti che ci portano alla salvezza, a fare un campionato tranquillo, che è il nostro obiettivo primario, come ho sempre detto. Quindi io sono contento, a parte il risultato di oggi, però siamo alla seconda giornata, mi sembra anche un po' prematuro fare dei giudizi. Oggi è andata così, ci sta, ecco tutto lì. Bello, fuori di discussione. Vi chiedo questo prima di salutarvi, cosa può fare la differenza nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi, Luca e Daniele? Per quello che riguarda noi dobbiamo mantenere lo standard attuale, ma credo che non sia un problema da questo punto di vista. Ho un gruppo con la testa sulle spalle e se continueremo a lavorare in questo modo non vedo che da questo punto di vista ci possano essere problemi. Daniele? Assolutamente, sono d'accordo col mister. L'unione fa la forza, quindi io dico sempre il gruppo. Ok. Quindi, io ringrazio Daniele Sara, tanto ci vediamo durante l'anno. Sì, prego Luca. Permettimi una sola cosa, certo. In chiusura di trasmissione, a nome della società, di tutto lo staff, dei dirigenti, del gruppo, dei ragazzi, ci stringiamo attorno ad Alessandro Gaballo che purtroppo, venendo qua, ho appreso la notizia, oggi ha perso il papà, per cui un caro saluto ad Ale e veramente che Dio accolga suo padre. Siamo molto amareggiati da questa, certo, da questa notizia. Ci uniamo ovviamente, visto che lo conosciamo anche da tanti anni, Alessandro Gaballo. Tra l'altro, permettimi, mi hai dato un assist anche per fare le condoglianze a nome di tutta la redazione sportiva, Ermelindo Bacchetta, che la scorsa settimana ha perso la mamma, quindi condoglianze al presidente del Comitato Piemonte e Valle d'Aosta. Grazie a Luca Porcu, grazie a Daniele Sala, Dilettanti per Dire torna lunedì prossimo alle 20.35.